quando sei lì al mare, sdraiato a goderti il sole su una spiaggia qualsiasi, arriva il negro, voglio dire l'uomo di colore. Ahi, che faccio? Quello di far finta di dormire è un vecchio trucco che non funziona mai. Ehi, amico! Madonna, com'è grosso. E com'è nero. Voglio dire colorato. Colorato di nero, però. Dicono che quelli neri neri sono i migliori, i meno aggressivi. D'altronde l'idea di uno scontro fisico non è certo da prendere in considerazione. Lui è lì pieno di cinture, sciarpe, cappellini, borse, valigie, tappeti, asciugamani, maglioni. Insomma, tutto quello che potrebbe portare un camioncino di medie dimensioni. E tutto in terra. E ora prova tu a non comprare niente. Guarda come suda. Povero Cristo. Chissà da dove viene. In fondo anche lui deve mangiare. Magari un sacco di figli. E 4 o 5 mogli. Giovani. Però che salute. Dopo un po', alle ore 14, sotto il sole cocente di agosto, mi rimetto sdraiato con la gioia di aver acquistato alcuni oggetti utili, tra cui una sciarpa di lana finto cashmere e un bel ciaccone di montone. Benissimo. E quando sei lì, tranquillo, in un ristorante qualsiasi, in compagnia dei tuoi pensieri migliori, sei lì in attesa della seconda portata, sbriciolando dolcemente. Arriva il sordomuto. Voglio dire, l'audio leso. Viene avanti col suo passo felpato. In un silenzio imperturbabile posa sul tuo tavolo un piccolo pupazzo e un biglietto con su scritto sordomuto. L'avevo capito. Generalmente non ce la fai a ridarglielo subito, il pupazzo, perché il felpato se n'è già andato. Solo chi frequenta pochi ristoranti può pensare che sia un gentile omaggio seguito da un poetico addio. Io no. Io lo so che torna. E sbriciolo più nervosamente. No, non è per i soldi. È che non se ne può più, eh. Adesso quando torna gliene dico 4. Gli dico. Ma cosa gli dico? Si può neanche litigare, io. Rieccolo il felpato. Certo che poi era ciò. Se è proprio vero che è sordomuto. Sì. Ecco, tenga. Un cenno di ringraziamento e si allontana. Rimango da solo di nuovo, sempre in attesa della seconda portata. E mi viene in mente che una volta ho visto un film, non mi ricordo bene la storia, non mi ricordo neanche le intenzioni del regista. So che quando uscivi, soltanto per il fatto di non essere sordomuto, ti sentivi una merda. Benissimo. E quando sei lì, tranquillo, a un incrocio qualsiasi, a bordo della tua macchina pulita, appena lavata, arriva il marocchino, voglio dire il lavavetri. Maledizione, non l'avevo visto, se no mi fermavo prima o cambiavo strada. Lui viene avanti col suo bastone e io... No, grazie. Col ditino 2 volte, no. E alla fine, no!
Oh. Ce l'ho fatta. Sono stato un po' cattivo, ma efficace. E proprio in quel momento, sciaff, la spugna sul vetro. E tutta l'acqua che cola sulla mia macchina pulita, appena lavata. Che male. E lui col tampone, vum, vum, due passate. Un po' meglio. Sono rimaste solo un paio di righine orizzontali. Credevo peggio. Ma appena mette giù i tergi cristalli, psss, tutte le goccioline, che poi mi rimangono nelle righine verticali. Non ti incazzare, non ti incazzare, non ti incazzare che poi sei anche razzista. Se avessi più 1.000 lire che più rapido è, meno si soffre. Ma che il portafoglio, non incastrare, ecco. Non c'ho le 1.000 lire neanche il portafoglio. 5.000, 5.000, tenga pure, 5.000. Ecco, a questo punto lui è raggiante. E dato che io ho il finestrino abbassato, mi appoggia una mano sulla spalla. No, grazie, questa l'ho già lavata. Quando arriva il verde riparto con la mia macchina pulita, appena lavata, e col vetro pieno di righine orizzontali e verticali. Benissimo.